Sono d'accordo, la ringrazio anche dell'excursus che lei ha fatto e che tutto sommato concorda anche con la ricostruzione che io stesso insieme ai colleghi della coalizione abbiamo fatto su questo tema. È un tema importante, fondamentale, non solo perché è una questione di ordine nazionale, diciamo, no? E che talora anche esorbita rispetto al tema in senso stretto della mobilità e dei trasporti, ma perché in effetti ci coinvolge direttamente anche come area, come territorio. Io come candidato sindaco e anche come punto di riferimento di una coalizione annoterei due date importanti che in qualche modo rappresentano anche, se vogliamo, i punti di riferimento della nostra attuale posizione. Allora, la prima data è quella del 20 giugno 2012, mi pare che l'abbia citata anche lei nella sua relazione, allorquando appunto gli stessi tecnici di RFI, no? Sostanzialmente, qui confermo la cosa che lei ha detto, giustamente, cioè i tecnici affermano che l'attuale linea ferroviaria è sottoutilizzata rispetto al suo potenziale. Questo è un dato interessante, che forse probabilmente andrebbe anche approfondito, no? Magari questo è una carenza mia, non avendo avuto né il tempo né il motivo di approfondire ulteriormente, però è un dato interessante questo, e intorno a questo dato secondo me bisogna lavorarci. L'altra data importante è quella del 23 giugno del 2014, nella quale il Consiglio Comunale di Porto Gruaro torna sul tema della tratta ed interviene nuovamente sull'argomento e in buona sostanza conferma come l'ipotesi e la proposta di potenziamento e di miglioramento dell'utilizzo e della performance della linea ferroviaria attuale sia l'obiettivo su cui imperniare un ragionamento, su cui intervenire in modo adeguato, appropriato e serio. Questo per dirle che la nostra posizione al momento è questa, non può che essere questa anche rispetto a una continuità di politica di indirizzo che il territorio ha sostanzialmente assunto. Io credo che il tema della mobilità sia fondamentale, perché tra l'altro tiene anche dei diritti costituzionali, la possibilità di muoversi da parte di persone e la possibilità anche di muovere merci, d'accordo, e che quindi vada affrontato anche in termini molto concreti, anche molto tecnici, non ideologici, siamo di questo avviso. Ecco, tenendo conto di un bilanciamento tra diritti soggettivi e interessi legittimi che sono presenti nella comunità. Quindi un'amministrazione, fra l'altro, sia locale che dello Stato, ha come dovere di procedere ad un bilanciamento fra diritti soggettivi e interessi legittimi, nella tutela, vi ripeto, dei diritti costituzionali e certamente anche nella tutela del patrimonio ambientale, che è un vero bene comune per noi, è uno dei beni comuni, diciamo così, indisponibili, su cui nessuno può intervenire per, virgolette, appropriarsene o impossessarsene in alcun modo. Per cui la nostra posizione è esattamente questa, uno studio, un'analisi del potenziamento dell'attuale linea, con degli interventi tecnici di cui ovviamente io non sono a conoscenza, però credo che a partire da questo si possa generare una posizione e da un punto di vista tecnico e anche da un punto di vista di indirizzo politico ragionevole e praticabile. Questa è la posizione mia e della coalizione.